Ciao Monica, siamo qui per Ignazio. Ciao Lucio, ciao Ignazio, ciao a tutti. 5, 4, 3, 2, 1. Come lo vedi? Lo vedo esattamente come si è presentato a noi, seduto sulla sua poltroncina, scrivania, computer e mi mostra davanti a sé una grande finestra e mi fa comprendere che al di fuori di quella finestra c'è la vita, ma non è sua, è di chi abita fuori, non appartiene a lui. Ti dà l'autorizzazione? Sì, mi dice non ne posso più. Ok, vibrazione. 1,7 miliardi. Consapevolezza. 89%. PSP. PS mi viene 37%. Vite precedenti. 2.115. Cervello. 5,8%. Ci sono entità eteriche. Sì, mi presenta. Dapprima tipo un coccodrillo sovrappeso. Un serpente, quindi insomma siamo così nei rettili. Poi mi fa vedere un falconiforme che ha tante uova che si stanno schiudendo. Quante tante, tante quante. 8 almeno, 8, Nuove interferenze. no. Sì, sempre del genere falconiforme, sì. E Poi? poi mi mostra Zeus. Odino, vedo. DL. Sì, vedo 3 DL. Entità mentali. Allora, me ne dà una di livello 3, in cui c'è sia disistima profonda che incostanza, unite proprio così a filo doppio. Il fatto di non avere fiducia in se stesso, di avere una bassa opinione di sé, fa anche sì che sia incostante in quello che fa e nei rapporti di conseguenza che ottiene, ma sono sempre il riflesso di questa sua bassa autostima, molto bassa autostima. Poi mi dà un livello 6 che si chiama prigionia. Mi viene fuori il senso di profondo isolamento, costrizione che lui vive a casa sua, in generale nella sua vita, nella sua mancanza di lavoro, che lo fa sentire ancora più costretta a non vivere la vita. Un po' mi fa vedere questa prigionia trasversale, che abbraccia tutti gli ambiti della sua vita, sia nel presente che nel passato, e la vede proprio come una condanna anche per il futuro, questa prigionia. Ok, poi sono solo due. Sì, perché possono esserci poi manifestazioni, però che sono secondarie a queste due principali. Ci sono impianti? Devo dire che il primo che mi fa, cioè, sei tipo proprio, come abbiamo detto diverse volte, l'occhio di bue dove si focalizza, no? Il primo è il pene.
Poi è come se mi dividesse il corpo in due parti ed è soprattutto la parte superiore, no? Ad essere coinvolta. Per quanto riguarda la parte inferiore, mi fa vedere le ginocchia. E poi ritornando ancora sopra rispetto ai genitali, le anche mi fa vedere i capezzoli, le clavicole. Clavicole spalle, diciamo. E mi fa vedere gli occhi tipo un film di Arancia Meccanica, no? Fatti come degli spilli che tengono gli occhi aperti. E poi mi fa vedere un impianto mentale, quindi un filo tipo elettrico interno che passa da tempia a tempia. Basta. Chiama le interferenze in generale che si nascondono sicuramente dietro lo specifico videogioco di macchine a cui è appassionato. Sì, perché questa dipendenza sua me l'ha sempre inserita all'interno della prigionia. È uno dei vari aspetti che implica la prigionia, che è sia la causa che la conseguenza, no? Quindi me lo lega a questa entità mentale, che naturalmente ha anche un corrispettivo come entità mentale collettiva, oltre che sua personale. I falliti possono solo stare davanti al computer a giocare. Chi lo dice? Questa entità mentale collettiva. Lo dice di rimbalzo alla sua entità mentale individuale prigionia. Alle Come vedi DL poi di un'entità fatto. mentale collettiva? Come la vedi? Diciamo che è come una sorta di CD, di CD secondario rispetto a un grande hard disk primario. Informazioni. Va bene, chiamiamo nel cinema tutti quelli collegati a questo videogioco. Più il padre vivente, ma molto anziano, e i fratelli. Tre, no? Questo? Tre fratelli, sì. Il padre, non so, è molto, non so come dirti, molto contratto, molto severo, molto, non so come spiegarti, non tanto espressivo, duro, no? Però viene, perché dice che lo sa che la sua vita sta per finire e vuole comprendere, vuole vedere. I tre fratelli li vedo un po' come un po' allo sbando, non so come dirti, come un po' slegati fra di loro, come, non so come dirti, un po' vite un po' buttate, non so come spiegarti. Buttate lì. Ma Buttate lì, esatto, buttate lì. vogliono venire, tutte e tre? Forse l'ultima spiaggia, sento che dicono. Vengono, sì. L'ultima spiaggia alla sessione. Questa occasione. Beh, no, una spiaggia molto importante, eh? Non è da tutti. Sentir parlare di portali e di uomini energia e non mettersi a ridere. C'è anche una Tanto. ex. Un ex, la prima o la seconda? Ridimmi la prima e ridimmi la seconda. Puoi ridirmelo? So, la prima o la seconda? Ok. La seconda. Perché? Appunto, Ignazio ha avuto solo due ragazze, due donne. Tutte e due le storie sono durate un anno e mezzo. Causa esoterica, sia del fatto che sono due,
sia del fatto che la durata è sempre la stessa ed è breve. Ma io vedo il falconiforme che gli dice: la tua famiglia è questa, no? Me li fa vedere tutti i piccolini. Non servono altre famiglie. Mi fa vedere, cioè, come se si accendessero, diciamo, delle lampadine alle cose che ti sto dicendo. Quindi questa questione falconiforme, poi mi si accende la lampadina su entrambe le entità mentali. Quindi in quella disistima mi dice: non sei in grado di portare avanti una relazione. Un anno e mezzo è già fin troppo per te. Non puoi rendere felice una donna. Poi si accende l'entità mentale della prigionia, che dice: in prigione si sta da soli. Devi stare da solo. Sono simpatici queste entità, simpatiche queste entità mentali. Senza pietà. Che si ardisca. La ex cosa fa? Si presenta e che fa? L'ex la vedo incuriosita, vedo che si sta appoggiando il mento, scusami, il pugno sotto il mento per seguire. È utile per se stessa, diciamo così, per una sua crescita personale. Non la vedo finalizzata a lui, capito? Legata a lui. Proprio per se stessa è venuta. Va bene, quindi le donne e la durata sono entità mentali. Causa esoterica dell'essere stato più volte in punto di morte. Prima domanda su questo punto. Per quanto possa sembrare assurdo, la PS voleva riportarlo alla vita, perché lui non sta vivendo la vita e lo faceva Voleva dare una botta. mostrandogli la morte, provare a scuoterlo per fargli vivere davvero intensamente la vita. L'ha fatto in tanti modi, senza finora però ottenere grandi risultati. Ha rischiato di annegare. Lì quando lui l'ha raccontato, è subito comparso quel coccodrillo lì obeso, no? Proprio come Ignazio che va dentro l'acqua e c'è questo coccodrillo che lo schiaccia, diciamo così, lo fa sprofondare, lo fa annegare. Lì ho visto proprio il suo intervento, però ricordiamo che sono proprio gli strumenti della PS per potersene fare rendere conto. Infatti, una costante che lui racconta è sempre che lui vede poi la scena da fuori, no? Lui vede gli altri che lo soccorrono, che lo rianimano, anche per esempio quando aveva fatto l'incidente in cui aveva avuto un colpo di sonno, no? Ecco, è sempre come lui sdoppiato, perché c'è proprio la doppia idea. Da un lato lui che è spettatore di questa vita, perché lui non si sente protagonista di questa vita. Lui è sempre fuori a guardare e anche quello che vede è come se non gli appartenesse. Le cose belle di sicuro non gli appartengono, perché per lui le cose belle appartengono agli altri. E comunque anche la sua stessa vita, cioè fa fatica a viverla in prima persona, no? È sempre un po' uno spettatore esterno. Frontale a pochi anni con una macchina, lui è in bici. Quel caso lì, per esempio, era stata un'abduction. Era stata un'abduction che la PS aveva sfruttato, per poterlo fin da piccolo, senza appunto dargli gravi conseguenze, fargli comprendere, l'importanza di vivere. Cioè la PS si è scelta comunque,
un tipo di percorso non semplice con lui. E quindi a più riprese ha dovuto sfidarlo in questo confine tra morte e vita, senza però volergli dare tutte le conseguenze negative che un incidente può comportare, no? Per alcuni l'invalidità, gravi danni. Nel suo caso no, voleva che fosse uno scossone emotivo. E quindi ha iniziato fin da bambino. Colpo d'auto, colpo di sonno in auto. Sì, lì, per esempio, la PS mi dice anche che ha provato a lanciargli un altro messaggio, oltre che quello che abbiamo già detto. Che è importante vivere la vita pienamente, voleva anche dirgli: ma lo comprendi che stai dormendo? Tu stai dormendo anche quando vivi, anche quando sei sveglio. Sei sempre addormentato, ti devi svegliare. Operazione. L'operazione, allora, me li collega questi impianti, no? Siccome abbiamo visto questi impianti, clavicole, spalle, le ginocchia, sembra proprio che questi impianti siano come, a volerlo, picconare, puntellare, inchiodare. Quindi la sensazione che lui ha è anche in questo senso di prigionia, lui costretto, fermo, immobilizzato, al punto tale che durante una delle abduction, appunto, gli infilano anche un ago con un particolare liquido. Però di fatto è una conferma a quello che lui già vive quotidianamente, questo senso quasi di paralisi. A quante abduction è soggetto? Allora, mi dice che dipende, potrebbe essere 3 al mese, a volte magari anche una, così. Come si chiama il suo progetto? Statics, però meno che statics. Va bene, non inizia e soprattutto non conclude delle cose o importanti o nel sociale. Sì, era l'entità che abbiamo visto 3, che è un misto di disistima e di incostanza. Di fatto lui non riconosce di avere un valore. Allora questo fa sì che ciò che intraprende è come se già partisse con uno spirito di sconfitta, come la certezza che quella cosa non andrà a buon fine, sia che sia un lavoro, un progetto, un rapporto. Lui già designa la fine negativa di quell'impresa, di quella relazione, di quella conoscenza. E, è la profezia che si autoavvera in un certo senso, no? È lui che dice che andrà male ed effettivamente andrà male, perché lui ha questo profondo senso di non meritarsi le cose. Gli deriva proprio da questa infanzia molto infelice in cui non c'è stato amore. Questa mancanza di amore l'ha fatto sentire non meritevole di nulla, di nessun tipo di gioia e di successo. Ignazio si è allontanato un attimo e è tornato adesso. Allora, il tuo progetto si chiama Statics, te lo riassumo, poi tanto vedrai il video. E stavamo vedendo la causa esoterica del non iniziare e non finire le cose, no? Non meritarsele. Immagino che tu sia andato da tuo padre, giusto? Che aveva un problema, aveva bisogno? No. Però vabbè, Ignazio vive col padre, appunto, molto anziano. La casa Ale. Sì, parte integrante di questa prigionia.
Lui è prigioniero, appunto, come abbiamo visto, di tante cose, incluso questo accudimento che ha dovuto erogare prima alla mamma, che non c'è più, e attualmente al padre. Ed è anche un po' come una beffa, perché è il padre che non l'ha amato, che non si è preso cura di lui. E adesso lui se ne prende cura. Mi fa vedere questo gioco tra il prigioniero e il carceriere. Mi fa vedere come Ignazio sia il prigioniero, e il carceriere sia comunque il padre. Nel senso che quando lui era bambino era carceriere, perché di fatto non gli ha permesso di crescere in maniera armoniosa. Anzi, ha fatto sì che lui si sentisse non amato e pertanto senza valore, non meritevole di essere amato da altri, non meritevole di avere un lavoro. E adesso è carceriere perché ha bisogno delle sue cure. Causa della bassa autostima. Tutto questo insieme di cose, tutto questo insieme di elementi che caratterizzano la prigionia e che hanno appunto origine dalla sua infanzia, nonché proprio da questo contratto che è la prigione. La prigione a tutti gli effetti, sia come luogo di reclusione, quindi mi fa vedere questa casa che è il suo luogo di reclusione, sia appunto prigione intesa come solitudine, lui che non si affaccia verso il mondo esterno, specialmente verso le donne, e prigione anche nel rapporto con il suo carceriere, che è appunto il padre. Causa dell'insicurezza. Sali. Ah sì. È lui che ha scelto un'infanzia difficile. Sì. E lui ha scelto questo tipo di contratto qui, di prigionia. Prigionia con tutto quello che implica, da ogni punto di vista, affettivo, affettivo familiare, affettivo sentimentale relazionale con le donne, prigionia sociale, lavorativa, prigionia come realizzazione personale. Quindi niente di tutto questo può dargli gioia, perché lui è un prigioniero. Prigioniero che non ha diritto a libertà, non ha nessun tipo di diritto. Acufeni. Lo vedo legato all'impianto mentale che ho visto da tempia a tempia. E poi lo vedo molto legato a questi EDL che continuamente gli bisbigliano, non so, queste affermazioni riguardo alla sua inadeguatezza, alla sua inettitudine, alla sua impossibilità anche nel futuro di poter realizzare qualcosa di buono e di gioioso per se stesso. Tutto quello che puoi fare è stare davanti a un computer. Gli dicono così? Sì, mi dice prendere un approvvigionamento, un assegno sociale, qualcosa del genere, mi dico. Ok, occhio destro. Allora, l'occhio destro, visto che è legato a questi impianti, fatti come se fossero degli spilli, no? Affinché lui, senza sosta, dovesse guardare anche le vicende amare, proprio crudeli, che gli capitano nella vita. Perché alcune cose lui le ha proprio vissute in maniera molto mortificante, e svilente per se stesso, svilente il ruolo di figlio, svilente il ruolo di fidanzato, svilente il ruolo di
lavoratore, no? E lui costretto a guardare tutte queste scene qui, ininterrottamente, mi dice. Ed è l'occhio destro come se si fosse stancato di guardare queste scene. Due sogni. Di fatto uno è il sogno di un abduction. I soliti camici lo prendono, iniettano. È un abduction. Abduction. Sì, è un abduction con tutti i suoi belli impianti eterici che completano. O inseriti, esatto, o rinnovati, aggiornati, rafforzati. Sogno sfera, una sfera, poi altre sfere, insomma, una di queste seconde sfere entra nel terzo occhio. Questo io gli ho dato una connotazione invece legata alla PS. È come se la PS volesse spezzare questa catena. È come se... a me quello che è arrivato è che la PS è come se dicesse adesso basta tutto questo, cerchiamo veramente di integrare mente, corpo e spirito come si deve, con altri tipi di esperienze. E infatti questa sfera gli entra proprio nel terzo occhio. Magari lui può anche essersi un po' inquietato e spaventato per questo sogno, però la PS deve agire così con lui, perché altrimenti lui continua a dormire e continua a pasticciare sempre nella stessa maniera da anni e anni. In che senso? Ripete sempre, sempre, sempre gli stessi schemi. Infatti il falconiforme fa questi figli, no, che sono tutti uguali, perché è come se tanto lui potesse fare, non so come dirti, azioni stereotipate, le une uguali alle altre. Non ci sono azioni decise che lo fanno volare via, no? Da questo nido. Rimane lì, bloccato, inchiodato a quella sedia davanti al computer, inchiodato in quella casa, cercando responsabilità dentro la casa, cercando responsabilità dentro il gatto. Non è così. Il gatto ha interferito? Anche se lo fosse, sono cavoli suoi, diciamo. Non incide su di lui, se non più di tanto. Esatto. Non mi... La casa... che dà poca gioia è interferita? Cioè, allora, è interferita, sento, dalle basse frequenze che ci sono, del perché... padre. Sì, di perché sue, c'è del ovviamente... padre. Certo, perché c'è questo rapporto con anche tante incomprensioni e vissuti negativi che si trascina dal passato. E quindi è questo che ha abbassato le frequenze... ovviamente di dell'intera casa. Ok. Non vedo disincarnati, io non li vedo. Gli anni che ha passato fuori dalla sua città attuale, quell'altra città, che non vorrei dire, hanno generato interferenze, energie, conseguenze? Soprattutto la casa in cui viveva. Ma guarda, cioè possono essere veramente dei corollari molto secondari, cioè non sono quelle l'origine del disagio che sta vivendo adesso. Lui appunto sta cercando delle cause esterne di questi vari tipi, no? Ma non sta lì né la soluzione né la causa. Anello Santone, stesso discorso? Sì, assolutamente. Sta dando importanza a dei particolari che non ne hanno, per sviare da ciò che è veramente importante, che è il lavoro su di sé, che è spegnere quel computer e aprire, no? Quella finestra che avevamo visto all'inizio davanti a sé, e vivere anche lui la vita. Lui non è diverso dagli altri, anche per lui c'è una vita là fuori. Non è vero che è solo per gli altri la vita. Va bene, chiamiamo la madre disincarnata.
Ma non so, cioè. Dunque, allora viene, per venire viene, però la vedo un po' sulla falsariga di lui, come. Con questo senso un po' di amarezza, un po' di dispiacere, con questa cosa che ha un po' subito. Così. Vic. Gli dice mannaggia a noi. Sì. Chi lo dice lei? A noi chi? Mannaggia a noi, a me, a lei stessa e al figlio. Mannaggia a Ah. noi, dice. Sì. Perché? Guarda un po', che bello spettacolo che ci siamo tirati su. Però io adesso lo vedo. Lo sai che lo possiamo modificare? Cosa? Te Lo spettacolo, dice. lo dice. Io non credevo che di poterlo modificare, fin tanto che ho vissuto non credevo di poterlo modificare. Credevo che sarebbe stato così e basta, che non potevo scegliere niente. Invece si può. Ah sì. Lei lo vuole modificare al di là del portale aureo che intanto apriamo e nel quale invitiamo ad andare tutti i parenti di tutte le generazioni di Ignazio. Cosa può fare la madre per se stessa prima di entrare nel portale aureo e soprattutto per il figlio, lasciandogli un messaggio dopo aver assunto vibrazione, informazione e consapevolezza, la VIC? Mi fa vedere questa scena come se avesse tirato indietro le lancette dell'orologio e fosse andata al momento in cui Ignazio è nato. Mi fa vedere che lo culla fra le sue braccia e che lo guarda in maniera amorevole, lo fa sentire importante, gli dice finalmente sei arrivato. Ed è come se lei stesse comprendendo che attraverso questo messaggio dato a Ignazio piccolo, Ignazio bebè, riesce a cambiare il corso degli eventi futuri della vita di Ignazio, perché gli dà una fiducia e un senso di essere amato che quindi crea, genera eventi completamente diversi. Ok, un messaggio in generale ai fratelli di Ignazio, se c'è, marito, Il marito non lo no, vuole, no, non neanche vedere. gira la testa così. Agli altri figli dice che vorrebbe fare la stessa cosa che ha fatto adesso con Ignazio, ma che in questo momento solo Ignazio può recepire questo tipo di comunicazione, di messaggio, di impatto, ma che lo vorrebbe volentieri fare anche a loro. Va bene, la salutiamo. Si dice adesso sei un uomo, ma comunque puoi ricominciare da capo. Vedo che gli fa una carezza così col dorso della mano sul viso. E poi entra nel portale aureo. Benissimo. Lo chiudiamo. E vediamo cosa succede nel cinema. Oltre al padre e il fratello fratelli, ci sono tutti i videogiocatori del mondo. Ognuno sceglie, ognuno decide. Chiamiamo l'entità mentale collettiva dei videogame in generale e semplicemente la mostriamo a tutti per quello che è. Poi ognuno decide cosa farne, come considerarla, eccetera. Vedo varie espressioni inebetite. Quanti sono quelli che sono arrivati? 8.000 adesso.
Chiama anche il tizio, di cui non ricordo il nome, comunque non lo direi, che mi ha scritto in privato: ciao Lucio, grazie per Life Game. Ho smesso di giocare senza più nessun interesse prima di vedere, di sapere dell'esistenza della sessione, qualcosa come to, non so, 10 giorni prima della sua pubblicazione. Quindi probabilmente quando è stata fatta. Probabilmente quando è stata fatta. Poi ricostruire temporalmente la cosa. Chiamalo. Lui è tra quelli che abbiamo chiamato lì? Non più. Sì, c'era già. Mi, simbolicamente, sai cosa faceva lui? Tipo il maestro d'orchestra con la bacchetta in mano. Quando giocava o adesso? Adesso. Quindi fa vedere agli altri come ha fatto. Spieghi agli altri, a noi, come ha fatto. Perché è un ottimo risultato, ma non per tutti. Per esempio Ignazio, che mi sembra di capire, mi ha detto che l'ha vista, no? L'hai vista quella? Sì, sembra. Life Game, ok? Vedo che gli, con questa bacchetta qui, no? Tipo direttore di orchestra, gli fa un segno che rimbalza, no? Come se toccassi in maniera alterna il terzo occhio e il cuore, il terzo occhio e il cuore. Fa questo gesto qui. Ma chi? Non ho capito. Il ragazzo a se stesso? Agli altri. Ok. Lo fa a tutti? Lo Non riesce a farla a tutti. Quelli che hanno faccia? proprio lo sguardo inebetito non glielo fa. Ok. Come è riuscito? Ce lo vuole spiegare? Vedere questo rimbalzo qua, terzo occhio e cuore, come se questa informazione che è arrivata via etere, perché ancora lui non aveva udito le parole di questa sessione, gli era arrivata attraverso l'etere questa informazione, un'informazione che era riuscita a rimbalzare così, dal terzo occhio al cuore, terzo occhio, cuore, e a un certo punto dal terzo occhio, come se avesse preso una diffusione, mi fa vedere questa immagine, no? L'informazione che si irradia all'interno di tutti i neuroni. Mi fa vedere che raggiunge quelle parti dell'emisfero cerebrale, riservate alla volontà, alla riprogrammazione. Dice, non me lo so spiegare neanch'io. Benissimo. Diamo questa informazione che può concentrare un cubo a tutti quelli che la vogliono prendere, in primis a Ignazio. Gli dà un cubo di Kubrick e dice: gioca con questo. Infatti. E lui lo fa? C'è qualche difficoltà, però sta provandosi. Benissimo. Detto questo, cosa vuole fare Ignazio? Cosa ci vuole raccontare? Cosa vuole dire? Cosa vuole fare? Già mi fa vedere che è andato già al cluster. Già mi sta mostrando questi volumi voluminosi, scusami la ripetizione, ma proprio dei suoi contratti, delle sue vite, impolverati, accatastati male. Adesso basta, dice. Bene, Questi sono buttiamoli via così tutti. Buttiamoli pesanti che mi hanno proprio schiacciato. via tutti. Sì, li spinge con foga dentro il portale definitivo. E sai che cosa? Mi fa vedere come la forza che lui ha avuto durante
i molteplici incidenti della sua vita. In particolar modo adesso mi ha mostrato quello della montagna, quella specie di parete scalata, no? Dove lui è intervenuto senza imbrago, no? Per andare a soccorrere la sua ex fidanzata. Mi fa vedere come lui è dotato di questa forza, di questa potenza, ed è quella che sta applicando adesso per spostare questi macigni di volumi dentro il portale definitivo. Lui è molto forte. Benissimo. In effetti è così. È così. E quindi? Che fare? Se non buttarli in un portale definitivo tutti, fino all'ultimo? Sì. Li sta proprio spingendo con forza, ma con naturalezza. Bene, ha anche chiuso. Ottimo. Assistilo nella creazione di un ad eternum. Ecco qua, lo salgono un po' di incertezze, di insicurezze sul saperlo fare, fare bene. Mostrilo. È semplice come dirlo. Mi dice, sai cosa mi sono resa conto? Che tutti questi videogiochi, tutto questo computer mi ha proprio un po' bloccato la mia fantasia, la mia immaginazione. Ok. Va bene, l'abbiamo fatto insieme. Ok. Bello, abbiamo forte. Fatto insieme. Sì, è bello forte. E lui è come se si fosse appellato a questi ricordi in cui è venuta fuori la sua forza. E vedo che l'abbiamo creato insieme, e però è lui a piazzarlo lì al cluster. E dice mai più nulla. Beh, qui. Sì. Benissimo. Stesso processo con l'avatar. Ne prendiamo atto, vediamo come è fatto, lo buttiamo in un portale definitivo e mettiamo un ad eternum anche qua. Non so, c'è questo avatar che sta mangiando, sai, con la forchetta di plastica, dentro il piatto di plastica, gli spaghetti cucinati, sai, con il sugo già pronto, così. Viene così là. Impressione di sconfitta, di lasciarsi andare. Però via. Lui di nuovo, stessa forza, stessa, sì. Stessa forza, stessa potenza, e spedisce tutto nel portale definitivo. Yeah. Adesso mi dice che vuole provare lui a fare l'ad eternum. Ottimo, benissimo. Lo fa, gli riesce bene. Allora poi ne fa due, per essere sicuro, no? Che veramente non è stato un colpo di fortuna. Allora ne fa tre, tre ne fa. Ottimo. Sempre con la stessa forza, quella che sposta i macigni. Sì. Infatti c'è questa forza. Già che c'è. Ce l'hanno tutti, ma ce l'ha specialmente Ignazio. Sì. C'è ancora Statix? Non c'è più, no. Le abduction, le entità eteriche, mentali, gli impianti, tutto. No. Quelle belle cose che dicevano le entità mentali e le entità mentali collettive di lui? No. Quelle belle cose che gli suggerivano all'orecchio gli EDL? No. Ok, nuova vibrazione. È andato a 72 miliardi. Però, quasi 72 volte tanto, 60 volte tanto. Nuova consapevolezza. 210%. PS.
PS 44%. Vite precedenti. Allora, mi viene 1158. Cervello. 8.2, 8.2. Ok, nel cinema il padre che fa? Bah, lo sai che tra poco me ne andrò. Sì, ma ha imparato qualcosa. Qualcosina, sì. I tre fratelli. Allora, mi sembra che ce ne sia uno molto soddisfatto, gli altri due un po' confusi, cioè sono stati interessati da quello che hanno visto, però è come se fosse troppo come informazione per loro, come se dovessero rielaborare il tutto. La seconda ex. Lo applaude. Messaggio finale di se stesso. Della PS a se stesso. Basta con tutta questa paralisi. Ci siamo paralizzati in ogni modo. L'hai potuto vedere durante tutta la sessione. È il momento di camminare e di vivere. Insieme troviamo il modo per farlo. Insieme troviamo il modo per contattare delle persone, incontrarle di persona, creare delle occasioni anche lavorative. Basta chiudersi in noi stessi. Vedrai che poi ce la faremo anche per far seguire meglio il papà. Ma è importante che tu ti concedi degli spazi tuoi. La vita è tua. Non sprecarla più. Non la sprechiamo più. Abbiamo visto insieme quanto siamo forti. Questa forza ci permette adesso di ricominciare da capo. E mi fa vedere proprio, è lui che apre la finestra e che c'è un sole bellissimo fuori. Vedo che c'è proprio questa sensazione della pelle quasi che gli pizzica, no? Perché era come se non fosse più abituato, a questo stimolo qui, no? Della vita, del sole, dell'aria frizzante. Ottimo, benissimo. Lo vedi quindi non più dentro casa che guarda la finestra chiusa, era, no? Ma Esatto. nella finestra aperta. Ok, Infatti. battuta finale. Cammina nel sole. Perfetto.